Punto mercato, velocemente, Presidente, approfittiamo della circostanza. Macin Genoa, qual è la situazione? Non c'è nessuna situazione, semplicemente per il fatto che si continua a parlare di Macin di qua, quell'altro di là, ma poi nella realtà non... Cioè nulla di concreto, diciamo che c'è stato un sondaggio almeno da parte del Genoa, questo si può dire, no? Ma con me no. Con Giorgio nemmeno, quindi. E con chi se non con lei effettivamente? Non lo so, no, perché... tanto oramai parlano più i procuratori che le società, quindi evidentemente saranno i procuratori che stanno parlando, però no, con noi non ancora parla nessuno e quindi fin tanto che non parlerà nessuno non posso dire nulla. Diciamo che vi muoverete in uscita soprattutto in questo periodo, Fornasier verso Padova. Padova è interessato a Fornasier come lo sono altre squadre. Di B e di Lega Pro, quindi vedremo nei prossimi giorni, anche perché Cocco, poi... anche lui in uscita. Monachello invece, perché questo insomma Monachello è un argomento che ci interessa per in modo noi particolare. Non è un problema, è chiaro che se il ragazzo volesse trovare più spazio e ci chiedesse di andare via ci dobbiamo attrezzare, ma per noi non è un problema. Più poteri a Giorgio Repetto da quando è andato via Luca Leone. Giorgio vuole fare quel lavoro che sta facendo molto bene già da un paio d'anni, da quando è rientrato. Sapete tutti che Giorgio è, per me è una persona molto importante, quindi rimarrà a fare quel ruolo lì, poi magari per andare in giro, per visionare giocatori, per cercare di fare il lavoro che porta via più tempo e che porta lontano da casa chi lo fa, magari noi già abbiamo nel nostro organico Antonio Bocchetti che lo sta facendo per il Fano in questo momento e credo che lavorerà anche per noi. Quindi non cambierebbe sostanzialmente nulla, diciamo che Giorgio darà il suo parere ogni qualvolta gli verrà richiesto. Ma noi parliamo tutti i giorni, quindi con Giorgio il problema non esiste e credo che oggi il direttore, la figura del direttore sia proprio la figura di quello che ti dia indicazioni sui giocatori, sulle caratteristiche, non quello che vada in giro a fare le trattative. A proposito, ma Pillon ha deciso comunque di schierare Mancuso anche nella seconda parte della stagione da punta centrale, perché da lì poi dipenderanno anche le manovre di mercato del Pescara in entrata, mi pare di aver capito. Queste sono scelte tecniche sulle quali noi non entriamo, sicuramente. Però il avrete mister parlato, dopo tutto il giorno di andata si sarà fatta la sua idea. E quindi se vorrà continuare con questo modulo deciderà chi far giocare là davanti. Le opportunità per tutti ci sono state, quindi i giocatori poi alla fine ci sono. Io credo che questa squadra possa far bene. La speranza è solamente quella di non sentire sirene importanti per alcuni di loro che probabilmente stanno meritando la categoria superiore, che poi dopo sarebbe difficile da trattenere. Comunque l'unica certezza è che Bellini sarà tesserato in questo momento proprio. Sì, se arriva il passaporto, Bellini è un giocatore che ha impressionato favorevolmente il mister e Giorgio, quindi lo prenderemo. Farete qualcosa anche a centrocampo? Dipende se esce qualcuno, se non esce nessuno è inutile affollare il centrocampo. Il Genoa, Macino, Meunga, insomma quello un po'. Lo so, però sempre il discorso che Prezioso si deve chiamare Sebastiani. Che dovrebbero parlare con la società.